trasferire fondi da crypto.com è sempre stato fastidiosissimo per vari fattori e anche e soprattutto per il blocco delle 24 ore che non ci permetteva di trasferire i fondi prima di 24 ore dopo l'inserimento dell'indirizzo. Fortunatamente già da un po' questo blocco l'hanno tolto, però potrebbe essere che magari non l'hai tolto o l'hai rimesso senza volerlo. Per toglierlo di nuovo basta comunque andare nelle impostazioni, ingranaggio in alto a sinistra, ci clicco sopra, scorro un po' verso il basso, scorro, ecco, trovo blocco prelievi per 24 ore, ci clicco sopra. Io adesso sfortunatamente per prova l'ho fatto, me l'ha rimesso per 24 ore, perché se adesso te provi a fare blocco prelievi per 24 ore, deseleziono quella fare lì verde e lui ti dice vuoi davvero disattivare la funzione di blocco, bla bla, dice che è più sicuro, quant'altro, però secondo me è fastidiosissimo. Quindi non devi cliccare su mantieni attivo, quello che è più evidente, ma quello sotto voglio disattivare il blocco. Comunque nelle specifiche ti dice per la conferma della disattivazione del blocco occorrono 24 ore. Adesso per solo una volta sto giro, dopo che hai selezionato questa casellina qui, prima che il blocco si levi definitivamente per tutte le future monete, ci vogliono comunque 24 ore, però è già una cosa in più. Quindi adesso voglio disattivare il mio blocco, disattivo il mio blocco, qua mi chiede di nuovo il mio PIN, io ho l'impronta digitale, inserisco e boh, quindi adesso dovrò aspettare 24 ore prima che si definisca il blocco. Se vuoi comunque vedere come procedere nei passaggi successivi per spedire criptovalute, torniamo indietro. Già che siamo nella pagina delle impostazioni, io ti consiglio, se hai il telefono con l'impronta digitale, di attivare l'autenticazione con l'impronta digitale. Perché per i prossimi passaggi dovremo passare da una pagina all'altra e ogni volta ci chiederà il PIN e con l'impronta digitale diciamo che facciamo molto prima. Qua c'è anche l'autenticazione due fattori, se non l'hai ancora attivata attiva anche l'autenticazione due fattori perché poi sarà obbligatoria comunque per poter spedire le criptovalute. Torno indietro, il modo più semplice per spedire le criptovalute dalla pagina home non è andare sui conti da qua perché poi mi richiederebbe comunque i soldi, ma passiamo dalla parte più semplice dove si può sia spedire che ricevere. Quindi clicco sull'icona di crypto.com in mezzo in basso, vado in alto su Crypto Wallet, ci clicco sopra e adesso ho i trasferisci, serve sia per ricevere che per spedire. Clicco su trasferisci, in questo caso qua io voglio spedire da qualche altra parte, quindi faccio preleva. Preleva. Qua mi dà le opzioni utenti crypto.com per spedire dei fondi dai miei amici che hanno crypto.com, crypto.com exchange se vuoi puoi collegare l'applicazione da desktop che ti evita magari certe problematiche come abbiamo sull'app, c'è wallet crypto.com DeFi che è un'altra applicazione da telefono di crypto.com e c'è wallet esterno e il conto bancario. Adesso a noi interessa wallet esterno, clicco wallet esterno. Ecco, qua sono gli indirizzi che lui memorizza, che bisognava aspettare 24 ore prima poi di poterli rispedire. In questo momento qua non me lo farà fare perché appunto mi ha detto che il blocco si levava dopo 24 ore. Comunque, visto che i passaggi sono ancora lunghi, iniziamo a farne qualcuno. Per inserire l'indirizzo della moneta a cui voglio spedire adesso, devo andare a cliccare su quel più che è in alto a destra, clicco il più, devo digitare indirizzo wallet, c'è questa opzione PyString che sarebbe anche comoda ma in Italia non funziona ancora, clicco su indirizzo wallet, da qua mi fa vedere tutte le monete disponibili su crypto.com, dopo scontato che te sai che hai una moneta quindi cerchi la moneta che devi spedire e la spedisci. In questo caso qua ho scelto Aave, so che ce li ho, clicco su Aave. Qua lui mi dà l'opzione Kronos, bisogna stare attenti alla rete Kronos che sarà difficile che trovo un altro exchange dove mandarle con la rete Kronos e quindi devo scegliere sicuramente la rete ERC20. Clicco la rete ERC20 e comunque sia dove voglio spedirli devo assicurarmi che quella moneta lì sia supportata dall'exchange o wallet e anche la rete. Adesso probabilmente vuoi svuotare crypto.com per paura o cosa e vuoi spedirli su un tuo wallet esterno magari nel Ledger. Io faccio l'esempio del Ledger. Prima ancora di accendere il Ledger Live, per assicurarti che una moneta sia compatibile e anche la rete, c'è una sezione del sito della Ledger che ti lascio anche in descrizione. Praticamente entri qua dentro, puoi cercare le monete compatibili. Adesso io qua nella barra di ricerca scrivo Aave
boh, vado sotto, me l'ha già cercata. Mi dice appunto che lui è Aave, è Arci20, mi dice che comunque sul Ledger Live posso comprarle direttamente anche da lì e poi solo spedirle e riceverle, non posso né scambiarle né fare lo staking. Comunque ti dice già che appunto è ERC20. Quindi adesso torno sul mio crypto.com, qua mi chiede mille volte il ping. Adesso una volta che vado sul Ledger Live, aggiungo il mio account, tiro fuori l'indirizzo e poi anche il QR code, qua invece che inserire l'indirizzo c'è la possibilità di scansionare il codice QR code, quindi clicco su quel quadratino blu lì a destra, mi si apre la cosa dei QR code, vado a scansionare il QR code, è apparso l'indirizzo. Adesso qua non mi fa ancora andare avanti perché vuole che scrivo il nome del wallet. Posso anche scrivere una lettera qualsiasi, ma già che ci siamo scriviamo il wallet, quindi metto Ledger o metti quello dove spedisci fondamentalmente. Adesso mi dice continua, mi chiede di nuovo il PIN, io ho l'impronta. Qua adesso mi fa incollare il codice di autenticazione a due fattori. Quindi adesso vado sul Google Authenticator. Utilizzando lo smartphone e per copiarle poi su crypto.com, qua da Google Authenticator basta che tengo premuto il codice di riferimento e me l'ha copiato praticamente. Se io adesso torno su crypto.com, adesso qua spesso dall'errore ti fa inserire la password due volte, posso fare incolla direttamente senza aver scritto o ricordato il numero. Quindi faccio incolla, poi gli dico continua. Il secondo indirizzo, vedi, Aave e Ledger, ERC20. Adesso io purtroppo, avendo cliccato quell'opzione che mi ha tolto di nuovo il blocco per 24 ore, se io adesso faccio preleva mi dice che non posso perché bisogna attendere 24 ore, ma tra 24 ore ti assicuro che d'ora in avanti non avrai più il blocco. Nel caso però che non c'era il blocco, adesso prima ancora di andare avanti ti mandava un codice via SMS e dovevi rimettere il codice di Google Authenticator. Se io adesso vado invece in un indirizzo che ho già verificato e che vecchio, che erano passati anche le 24 ore, se io clicco su preleva sul primo, su One Inch, faccio preleva, quando esce sta pagina qua, vedi che c'è One Inch in alto e gli euro in basso. Se te clicchi sugli euro, puoi inserire la somma degli euro. Se io riclicco su One Inch in alto, mi fa selezionare quanti One Inch voglio mandare la moneta, se no qua più un basso sopra la calcolatrice c'è il massimo, volendo io metto massimo. Qua tranquillamente puoi fare preleva che non succede ancora niente, faccio preleva, probabilmente è in questo passaggio qua che ti chiede di nuovo il PIN e Google Authenticator. Comunque poi ti esce il resoconto, ti dice dove lo stai spedendo, la rete e la commissione, che adesso mi dice che comunque sono 7 One Inch, quindi è una roba sproporzionata. Diciamo che per mandarne 15 ne pago 7, adesso non mi pare il caso. Quindi io adesso facessi conferma, mi partirebbero. Ovviamente io adesso non lo faccio perché costa troppo e quindi torno indietro. Se il video ti è stato utile, mi fai un favore se mi metti un mi piace e già che ci sei iscriviti al canale e attiva la campanellina. Così ogni volta che farò dei contenuti di questo tipo sarai avvisato. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!